Allora, questa è l'intervista a Domenico Massimo, uno dei due organizzatori, insieme ad Andrea Guzzo, che è misteriosamente scomparso, anzi è alle luci. E ad Alessio Costanzo. E Alessio Costanzo, sì. Che hanno organizzato questa giornata al Magistrale di Musica, dove hanno suonato i Maestri, i Red Rain, ha cantato anche Reset e altri artisti. E volevamo chiederti com'è nata l'idea di questo evento, fare questo evento di musica. Sì, allora, in realtà non ho preso, mi sembrerà strano, ma non ho preso ispirazione da nessuna parte, semplicemente è venuta l'idea in mente e ho voluto organizzare questa iniziativa, niente di più particolare. E non c'è nient'altro da aggiungere, spero solo che si ripeta, siamo stati felici comunque di avere molta affluenza e speriamo appunto che tutti e tre, speriamo che si ripeta. E lo speriamo anche noi. Sai se ci potranno essere tra breve, ma anche a breve, e altri eventi di questo genere, di arte e musica, che su giovani, per i giovani? Allora, io non mi sono mai occupato di creazione di eventi né di organizzazione. Beh, ti è andata bene. Sì, diciamo che come primo esperimento è andato abbastanza bene, però non sono informato sui futuri eventi, spero che questo possa diventare un evento annuale, una sorta di tradizione, perché il Liceo Campanella merita tanto per quello che offre, quindi è giusto anche dargli quello che si spetta, e il liceo musicale ha saputo davvero bene aprire questa giornata e ringrazio. In base alla strumentazione, come vi siete regolati? Che vi siete rivolti? Allora, è stato un evento completamente free, completamente gratuito, i gruppi si sono offerti in seguito all'invito di partecipare senza ricevere un cachet, senza ricevere un pagamento, e la strumentazione è stata quella dei gruppi, l'amplificazione ce l'ha offerto il Liceo Campanella e per ora è funzionato tutto bene. Per ora. Allora, in base ai generi, sappiamo che avete messo, cioè, che hanno suonato gruppi tendenti al metal, hardcore, anche rap. Il genere, sì, ok, ci siamo voluti divertire, diciamo così, spaziando dal rock, rap, al metal, un po'. Improvvisando anche sui balli, perché c'è da ricordare che la NAD Academy si è offerta per fare uno spettacolo breve però validissimo, comunque una coreografia del tutto improvvisata, e ringraziamo appunto anche la NAD Academy con l'organizzazione e niente, semplicemente siamo felici di essere stati poliedrici in questo senso. Ringraziamo Domenico Massimo Fox in arte per questa intervista, e ringraziamo tutti quelli che hanno suonato e cantato in questa giornata. Ci dispiace che Andrea Guzzo, l'altro organizzatore, di cui non mi ricordo il nome, che è? Alessio Costanzo. Che Alessio ha dato un grandissimo contributo, non voglio addossarmi tutto il merito, perché se non avessi avuto loro sarei stato davvero una pallina in un flipper, perché oggi ho corso letteralmente da tutte le parti e... Umiltà. Grazie, no, davvero grazie ad Andrea per le luci e per l'impianto, anche ad Alessio Costanzo per la scaletta, per una serie di cose, sono stati davvero utilissime, quindi vi ringrazio davvero di cuore. Mi dispiace che non siano presenti, ma ovviamente l'intervista la rilascio io, loro devono continuare a fare il loro lavoro, perché ancora non è finita la serata.
Allora, ringraziamo un'altra volta Domenico Massimo. Alla prossima, speriamo in una cadenza annuale di questi eventi musicali, perché speriamo di coinvolgere e sensibilizzare la scena lametina anche in altri modi, a livello musicale, artistico e culturale. Allora, ringraziamo ancora, buona serata.